Ciao ragazzi, come state? E benvenuti in questo nuovo video. Ho raggiunto quota circa 1100 km con la mia Tracer 700. Ho già prenotato il primo tagliando che effettuerò lunedì in Yamaha. E questo primo tagliando, che è quello più importante, quello che tutti vogliamo che arrivi quanto prima quando compriamo una moto nuova, perché significa di aver superato i primi 1000 km noiosi di rodaggio. Noiosi perché ovviamente tutti sappiamo che i primi 1000 km trattiamo con i guanti bianchi il nostro motore, e anche dopo ovviamente, però i primi 1000 km sono quelli più delicati, quelli più noiosi. Devo dire che in questi ultimi giorni, dopo aver raggiunto ormai 900-1000 km, mi sto gustando un pochettino di più il motore. Lo sto usando con più tranquillità, tanto ormai i 1000 km li avevo quasi raggiunti, adesso li ho superati. E il primo tagliando, che è quello dove ovviamente cambieranno l'olio, e dopodiché potrò utilizzare la mia Yamaha Tracer 700 con tranquillità e gustarmi tutti i 75 cavalli di questa moto. Mi sta piacendo tantissimo, sono soddisfatto, ve ne ho già parlato di questo in un altro video. Ho registrato una clip che partirà dopo questa breve intro, mettendo la videocamera sul pedalino del passeggero, dove vi faccio sentire un pochettino il motore e vi faccio vedere ovviamente in corsa, in marcia, questa Tracer 700. Spero che il video vi piacerà. L'ultimo video non è piaciuto tantissimo perché ho ancora problemi, ragazzi, con l'audio per registrare vlog da sulla moto, e ho provato a mettere il microfono esterno ma non ha funzionato, o meglio si sente malissimo. Cercherò di sistemare questa cosa, quindi anche questo video che vedrete subito adesso è registrato con il microfono interno della videocamera che non è il massimo, non è una GoPro ma è una Midland H5, registra in full HD ma niente di eccezionale, la qualità non è bellissima. Spero di fare l'upgrade a una GoPro 9, 8, quella che è, quanto prima, in modo tale da poter connettere direttamente un buon microfono antivento direttamente sulla videocamera. E vi faccio vedere anche, prima di far partire la clip del video in marcia, vi faccio vedere anche un acquisto che ho fatto. Mi è arrivato ieri un borsello da attaccare al manubrio, però ragazzi purtroppo non mi piace come sta sul manubrio, o meglio mi dà un po' fastidio nel girare il manubrio della moto, quindi purtroppo ho dovuto toglierlo, non ci sta bene, impedisce il movimento del manubrio, perché comunque non è quello originale Yamaha, vendono anche quello originale sul sito ma costa un botto, e ho comprato questo borsello da manubrio su Amazon, pagato 12 euro circa. È bello e funzionale, però purtroppo, ripeto, è un pochettino grande e dà un po' fastidio sul manubrio, non mi permette bene le manovre, quindi può essere anche pericoloso. L'ho tolto e l'ho agganciato al portapacchi. E voi direte: ma non hai il bauletto? Sì, il bauletto, però lo uso solo quando devo andare a fare la spesa con la moto, porto la bambina a scuola, quindi fondamentalmente io giro senza il bauletto. E quindi il borsello per ora l'ho messo lì sul portapacchi. È molto comodo, ragazzi, le chiavi, il borsellino, gli occhiali, questi piccoli oggetti che ci portiamo sempre, il cellulare se non ce l'ho attaccato sulla staffa portacellulare che adesso vi faccio vedere, questi oggetti qui, senza tenerli in tasca, li mettiamo tutti in questo piccolo borsello, e devo dire che è molto molto utile. Perché sulla moto ovviamente non abbiamo bauletti come sugli scooter o sul mio vecchio Beverly, da poter riporre appunto o sullo scudo davanti o sotto il sellone. Le moto non hanno nessun bauletto, a parte qualche raro modello. Quindi adesso ve lo faccio vedere, vi faccio vedere anche la staffa, perché qualcuno di voi mi ha chiesto che staffa utilizzi per il Tracer. Dopodiché vi lascio al video registrato in marcia. Allora ragazzi, mi scuso per il rumore del vento, però qui a Brindisi, nella città, c'è vento un giorno sì e l'altro anche. Questa è la
staffa per il cellulare. Qui dietro abbiamo queste due, diciamo, questi due bulloncini che aprono per quanto ci occorre per il nostro smartphone, e poi l'altro serve per bloccarlo. Si può anche girare in verticale, mi trovo molto comodo. La bozza che sto utilizzando è questa qui, questa è la marca, ripeto, era destinata per lo per il manubrio, ma mi dà fastidio e ho pensato di metterla qui sul portapacchi. L'ho agganciata con la sua fibbia qui, in questo modo, e in più con le fasce sue qui, e devo dire che qui non mi dà fastidio ed è molto molto utile. Vi faccio vedere l'interno, ci va un bel po' di roba, un borsellino, qui ho una pinza, il treppiede piccolino, le chiavi, e in più qui ha il vano per andare a inserire il cellulare. È una tasca trasparente ed è anche touch, molto molto comodo, proprio perché appunto sulla moto non abbiamo bauletti, ed è una soluzione abbastanza carina, poco invasiva, non rovina l'estetica della moto. Ragazzi, con questo video è tutto. Come di consueto a fine video vi faccio una panoramica del posto in cui mi trovo, sempre zona di mare, perché Brindisi è bagnata dal mare e io adoro il mare. Ragazzi, iscrivetevi al canale se siete nuovi, e commentate, fatevi pure delle domande, se avete domande da farmi sul Tracer 700 fatemele pure qui sotto nel box dei commenti, e seguitemi su Instagram, ragazzi. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.